Ne ho tantissimi qua. Quando uscivo da casa proprio a Francavilla andavo a prendermi il pesce per poi farmelo. Al rapporto con la gente, proprio nella normalità, dal fruttivendolo, dal panettiere, cioè, sono stato davvero molto bene. Mi piaceva la città, mi piaceva la gente, la passionalità della gente. Ricordo tutto con grande meraviglia. Mi è dispiaciuto appunto l'infortunio perché potevo dare tanto di più, però credo che in quel piccolo periodo abbia fatto vedere quanto ci tenesse. A proposito di Pescara, in passato Davide Nicola è stato vicino qualche volta a sedere sulla panchina biancazzurra? Sì, ma qualche anno fa molto c'era stato un pourparlers. Poi in questo momento c'è Zema, a me piace molto, faccio il tifo per Zema e quindi e di conseguenza per il Pescara. Nicola rimarrà a Crotone il prossimo anno? Ma la mia... Diciamo che il mio rinnovo era automatico in caso di salvezza, però con la società siamo rimasti d'accordo nell'incontrarci successivamente a questa fatica che comunque era giusto fare e mantenere come promessa sportiva. Ne stiamo parlando, vediamo se ci sono i presupposti.